Mister Marino, buongiorno. Con l'osservanza delle norme anti-Covid, finalmente si ritorna in campo per i primi allenamenti. Con quale spirito si appronta questa nuova avventura? Innanzitutto buongiorno a voi. Finalmente, forse torniamo di nuovo in campo, forse che ancora non c'è l'ufficialità. Se ne parla, aspettiamo che la FIGC e il CONI diano l'ufficialità. Mettono l'eccellenza come campionato pure nazionale, questo si aspetta. E poi, se Dio vuole, torniamo. Noi intanto ci stiamo organizzando per lunedì con tutti i ragazzi iniziare la preparazione, casomai facci trovare pronti. Oggi ho fatto fare tutti i tamponi ai ragazzi, comunque con uno spirito, diciamo, c'è tanta voglia di ricominciare, ecco questo, tanta voglia di ricominciare. È da 4 mesi che siamo fermi e quindi non aspettavamo altro, diciamo. Primi allenamenti ovviamente a porte chiuse, come dicevo prima, nel rispetto dell'anti-Covid. Sì, a porte chiuse e in forma individuale, tra l'altro. Cioè, diciamo che io con il mio staff abbiamo tanto da lavorare, mettere ognuno nel proprio posto, e piano piano rispettare purtroppo le regole anti-Covid. Ecco, che tipo di compagine ci dobbiamo aspettare alla ripresa? Ma non ci nascondiamo, sono andati via due o tre pedine importanti, sono andati a giocare in Serie D. E abbiamo preso altri 3 giù 3, 4 barra giocatori importantissimi. Quindi tenteremo, perché siamo primi però in classifica, di fare il salto di categoria. Non è facile, sarà dura, perché non è che c'è solo il Mazzara, ce ne sono altre compagini che si sono organizzate, ma noi cercheremo di fare la nostra parte. Intanto come si svolgerà questa ripresa di campionato? Diciamo che il format sarebbe finire tutto il girone di andata, da dove l'abbiamo lasciato, e poi i primi 8 faranno i playoff, scusate, e gli ultimi 8 faranno i playout per non retrocedere. Quindi 2 mesi, 2 mesi e mezzo dovrebbero finire tutto, se ci fanno partire. Loro parlano 14-20 marzo, aspettiamo l'ufficialità. Dico che al 99% si parte, ma ad oggi non è proprio ufficiale, però ci sono tutte le carte in regola per iniziare. Molte società già hanno iniziato la preparazione, noi la facciamo lunedì prossimo, quello che viene. Come possiamo chiudere un appello ai tifosi? Diciamo che i tifosi si aspettano tanto di questo Mazzara, ma devono stare tranquilli perché noi, anche se c'è stato il Covid, abbiamo lavorato tanto. Le prospettive sono buone, non voglio dire chissà che cosa, ma c'è un bel Mazzara, un Mazzara che deve stare nelle zone alte della classifica.